L'Alta Scuola Politecnica è un programma congiunto fra Politecnico di Milano e Politecnico di Torino che coinvolge ogni anno 150 studenti provenienti dalle varie facoltà di ingegneria, dalle facoltà di architettura e di design. Questo programma si aggiunge alla laurea magistrale e prevede due tipi di attività aggiuntive rispetto ai corsi di laurea tra virgolette tradizionali. C'è un progetto che gli studenti devono realizzare, il progetto è un progetto multidisciplinare nel quale ci si concentra sulla ricerca di soluzioni a problemi ben definiti. I problemi vengono definiti insieme a istituzioni esterne che possono essere imprese o organizzazioni pubbliche e gli studenti devono trovare una soluzione sulla base di nuove tecnologie o di soluzioni tecnologiche esistenti ma ricombinate in modo nuovo. La mia esperienza all'Alta Scuola Politecnica è stata densa e ricca. È stata la priorità negli ultimi 2 anni, nonostante stessi frequentando un programma di doppia laurea in Brasile. Ciò che l'ha resa ricca e marcante è di sicuro la possibilità di interagire e collaborare con studenti da altre discipline. Questa collaborazione, che permette di apprendere nuovi metodi, nuovi schemi di interpretazione, nuovi modi per affrontare problemi e complessità, è di sicuro ciò che rende speciale un programma faticoso come quello dell'Alta Scuola Politecnica. Di questo progetto apprezziamo, gli studenti apprezzano sia la capacità di mettere insieme culture e discipline differenti, sia la capacità di affrontare problemi concreti. I risultati sono ottimi dal punto di vista formativo. Abbiamo avuto studenti che hanno creato start-up o brevettato i risultati dei loro progetti, così come abbiamo avuto studenti che a valle della loro esperienza all'Alta Scuola Politecnica hanno creato una start-up che è poi stata acquisita a Facebook e uno di loro lavora con Mark Zuckerberg. All'interno dell'Alta Scuola Politecnica siamo forzati a collaborare, ma viene molto facile alla fine capire e apprendere nuovi metodi, nuove conoscenze dagli altri, dall'interazione alla pari con altri studenti appassionati. È dal 2010 che faccio parte del progetto Politong a Shanghai. Voi sapete che il Politecnico offre la possibilità sia a docenti che a studenti di sviluppare una parte dell'iter accademico in importanti e prestigiose università straniere e il progetto Politong appunto a Shanghai si appoggia alla Tongji University, che è una delle più grosse università cinesi, dove appunto da alcuni anni mi confronto con la realtà locale. In effetti è un'esperienza eccitante. La Cina rappresenta oggi forse una delle nuove frontiere, sia da un punto di vista tecnologico che economico, per tutto il mondo, e poter essere lì in una parte da protagonisti, non da turisti come normalmente ci compete, è veramente molto interessante. When I am enrolled in Tongji University, I choose Politong project because in this project, for me, as a Chinese student, I can learn something different. First of all, of the courses are in English, and besides that, we can know Italian culture and meet some Italian students. And at the fourth year, as an exchange student, I will study in Politecnico di Torino for a year. And I felt more and more as a citizen of the world because there are many things similar in different angles of the world, like different culture, different food, different language, different people. Io sono uno studente del terzo anno del Politecnico e ho avuto la fortuna di partecipare al progetto Politong nell'anno accademico 2014-2015. È stata un'esperienza unica che mi ha arricchito culturalmente come nessun'altra esperienza. E siamo stati inviati a Shanghai per questo scambio, diciamo, culturale e didattico molto molto importante. In Politong Project i studenti cinesi e gli studenti italiani studiamo in la stessa classe. E noi ci sono tante
collaborazioni insieme. Abbiamo studiato molto dalle altre persone. Le motivazioni che mi hanno spinto ad intraprendere questo percorso di studio a Shanghai per la durata di un anno sono state quelle di scoprire un mondo nuovo, un mondo diverso, un nuovo sistema universitario e quindi arricchire anche il mio curriculum con esperienze che altrimenti non avrei mai potuto ottenere diversamente. Adesso che sono ritornato, dovendo fare un bilancio di questa esperienza, sicuramente è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere profondamente, mi ha cambiato, mi ha reso una persona diversa, più consapevole di quali siano le dinamiche del mondo e anche di quali siano le differenze rispetto allo stile di vita che conduciamo qui in Europa, in Italia, ma anche a quello che molte altre persone all'estero conducono ed è molto diverso da noi, si basa su concetti, su valori completamente diversi. Il progetto è un progetto valido che rifarei, soprattutto perché il supporto del Politecnico è tale che anche dopo la laurea ci siano opportunità per continuare questa collaborazione nel mondo del lavoro e nel mondo della ricerca. Pensando al futuro, rimane la possibilità di andare a Shanghai grazie a questo progetto che mi permetterà di svolgere un tirocinio di 6 mesi, un tirocinio formativo presso proprio l'università o comunque delle aziende che sono allacciate all'università stessa, e sono entusiasta di poter tornare in una città che è stata veramente incredibile, offre tantissime opportunità, tantissime possibilità, soprattutto a studenti europei occidentali come noi che hanno il desiderio di scoprirlo e anche di imparare la lingua, la cultura e tutto ciò che riguarda il mondo orientale. Quando sono stato all'Italia ho trovato molti amici italiani. Quando sono con loro ho scoperto che gli italiani di solito sono molto appassionanti e intelligenti, e anche loro vivono in un modo della vita differente, è più, come si dice, più leggera, più easy. Wo Xiang Hui Lai Zhong Guo, spero di tornare in Cina. Wo Ai Zhong Guo De. Un attimo. Wo Ai Zhong. Ok, perché gli accenti sono importanti. Wo Ai Zhong Guo De Wenhua. Io amo la cultura cinese.